confermiamo, la situazione è sotto controllo. Gli italiani possono condurre una vita normale? Assolutamente sì, come riconfermerà il ministro. L'Eco di Bergamo di oggi, venerdì 13 marzo. Una, due, nove e dieci. Una semplice influenza. Grazie. La decisione assunta dal governo è quella di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria. We are not here to close spreads. This is not the function or the mission of the ECB. E questa è la frase incriminata. Non siamo qui per chiudere gli spread. Da quel preciso momento i mercati, già in difficoltà da giorni, crollano. Milano registra a fine giornata il peggior risultato della sua storia e perde il 16,9%, 84 miliardi. Siccome dalla protezione civile, dal dipartimento, hanno risposto che ci avevano mandato 700.000 mascherine, allora, amici cari, vediamo di capirci bene. Ma se ve la mettete, le vostre orecchie escono da queste fessure e avete la faccia di Bunny il coniglietto. Ah, ragazzi, per quello che mi riguarda, ma è una scelta mia individuale, ho scoperto che hanno una grande efficacia per pulire gli occhiali, diciamo le lenti, sono veramente un prodotto eccezionale. Are you fucking kidding? I don't wanna know what kind of cocktail you are or which member of the Beatles. Stamattina mi sono trovato la fila fuori dal comune, un sacco di telefonate di cittadini che mi chiedevano quanti soldi avrebbero preso. Quello che ha detto Conte è una grandissima cazzata. Il governo ha solo anticipato di qualche settimana i soldi del Fondo di Solidarietà Comunale. Se noi usassimo queste risorse per affrontare l'emergenza sociale, le toglieremmo a servizi per cui abbiamo già impegnato fondi come per esempio la spesa sociale. Con una mano ci fate credere di darci qualcosa e con l'altra ce la togliete. Ma ci state prendendo per il culo. Kidding. I don't want to know what kind of cocktail you are, or which member of the Beatles, or which 1950s movie star. I don't give a toss if you're a ninja or a pirate. I suspect you'd be a pirate. I donate. Isn't it lovely to be free? Fronte di Bergamo per un giorno per venire qui a portare la voce di una terra duramente provata. Non sappiamo più dove portare i morti, ma non sappiamo più neanche dove mettere i malati. Ci permetta solo di ringraziare di cuore chi non si ferma mai, perché i bergamaschi non sono abituati a restare con le mani in mano. Senta, Armani, suo vicepresidente all'IRI all'epoca, però, dice che le sue non sono state privatizzazioni, ma svendite. Lei cosa risponde? Ma perché Armani approvava tutto squittendo? Non c'era nessun bisogno di squittirla. Perché è una cultura che gli italiani non hanno, questa della libertà, dell'antimonopolio, del rispetto del singolo piccolo operatore economico, dell'importanza che questo ha anche per la democrazia. Non è cultura comune. Società Autostrade e tutte le altre grandi aziende pubbliche. A favore dei soliti noti, non a favore del paese. E stiamo ancora pagando. Triste della nostra storia. No, scusi, avevo un po' di... Come? Giovanni, non vado al barbiere neanche io, quindi... No, perché era proprio... Va bene, meglio, sì. Questa volta non ripetiamo più. Quando ho dovuto confrontarmi con i primi decessi, lì abbiamo toccato con mano una ferita che abbiamo compreso, ho compreso che una ferita che si sarebbe aperta sempre più. Grazie Presidente, grazie davvero di essere stato con noi. Grazie Presidente. E le auguriamo buon lavoro. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. E i suoi stati devono condividere i rischi oggi per poi condividere le opportunità in passato. Lo voglio dire, gli eurobond è la condivisione di un rischio. Io non passerò alla storia
come colui che non si è reso responsabile di quello che andava fatto per i cittadini europei.